Ciao a tutti, sono DiFluDiaio Review. Oggi volevo presentarvi un altro gioco di zombie, praticamente, dove dovremo correre, cercare di ammazzare più zombie possibili e cercare di sopravvivere. A sto giro, questo nuovo gioco qui, la modalità di gioco sarà con il nostro schermo del nostro iPhone o iPad, come in questo caso, in modalità verticale. Quindi vedremo. Dovremo praticamente utilizzare la parte inferiore del nostro iPad come comandi, dove a tutto schermo comunque vedremo il nostro menu di gioco, diciamo. Andiamo a vedere un po' quello che sono le impostazioni. Allora, nelle impostazioni, come vedete, queste sono le modalità, i vari tipi di modalità per impostare i nostri comandi. Ad esempio, qui abbiamo la possibilità di muovere il nostro personaggio. Nella parte inferiore destra dello schermo possiamo clicchiamo e decidiamo di far andare il nostro personaggio a destra, viceversa a sinistra, mentre per fare fuoco con la nostra arma in tutta questa parte qui praticamente andremo a cliccare in qualsiasi parte dello schermo per fare fuoco. Allora, altra modalità, altro modo per muovere il nostro personaggio sarà quella dell'accelerometro, come sempre. Allora, nelle lingue abbiamo la possibilità di scegliere tra inglese, tedesco, giapponese, polacco, russo, turco. Noi scegliamo italiano. Poi abbiamo la modalità facile e modalità difficile. Nelle avanzate abbiamo la possibilità di selezionare l'audio generale e deselezionarlo. Corsa zombie, zombie davanti, armi e fuoco, musica. Abbiamo la possibilità di aumentare la corsa dello zombie, gli zombie davanti, le armi da fuoco e la musica del gioco. Andiamo indietro. Andiamo ad alzare un pelino il volume. Andiamo a vedere un po' come si gioca. Abbiamo lo schema. Ecco, qui abbiamo la possibilità di scegliere e i luoghi dove all'inizio abbiamo soltanto a disposizione la città. Andando avanti nei livelli potremo anche sbloccare un altro luogo che è la campagna. Anche nell'armeria abbiamo vari tipi di armi: pistola, mitragliatrice, fucile, balestra, fucile d'assalto, motosega, vari tipi di armi. Abbiamo anche delle mine. Abbiamo anche questo tipo di arma che praticamente ci va a sparare più proiettili, in modo che praticamente riusciamo a sparare più zombie contemporaneamente. Ecco, questa arma è una di quelle armi che praticamente il nostro personaggio, che farà sempre una corsa verso avanti, in alcune occasioni, quando gli zombie arriveranno da dietro, utilizzando quest'arma che ci comparirà a sorpresa, secondo con un'icona più in alto, in modo che noi cliccheremo, il nostro personaggio si girerà all'improvviso verso dietro per poter sparare gli zombie che ci stanno raggiungendo. Oltre a questa arma, per cercare di salvarci, abbiamo anche la mina. Potremmo lanciare la mina in modo che gli zombie che ci stanno inseguendo andranno poi con un po' di fortuna a pestarla per poi morire. Andiamo comunque a fare una partitina così vediamo insieme come è fatto il gioco. La grafica è presa dall'alto. Ecco, come vedete, questa è la città. Siamo in mezzo a una città deserta, come solito. Ambientazioni da zombie. Ecco, noi dobbiamo fare con il nostro personaggio cercare di evitare tutti gli ostacoli e cercare di sparare il nostro nemico prima che lui faccia contro di noi una mossa. Possiamo anche decidere di sparare tenendo premuto, in modo da sparare più colpi in automatico. Praticamente lo scopo di questo gioco è cercare di sopravvivere e di percorrere più metri possibili per fare più punteggio possibile. Ecco, come vedete, l'ambientazione diventa sempre più difficile. Cosa carina di questo gioco è che riusciamo a sparare e muoverci contemporaneamente, quindi da renderci un po' la giocabilità
più divertente e anche a suo tempo più facile. Carina anche la grafica un po' dall'alto che ci facilita anche la giocabilità. Sì, le macchine sono anche un po' ripetitive, infatti il fondale sembra praticamente sempre lo stesso che scorre, però vabbè, stiamo parlando di un giochino arcade, ragazzi. Livello 2. Andiamo avanti nei livelli dove il fondale sarà sempre lo stesso, ma aumenterà la difficoltà dei nostri zombie che saranno sempre più potenti e ci infliggeranno sempre più danno. Riproviamo un'altra partita. Ogni tanto avremo anche delle casse di munizioni o avremo anche dei pacchetti speciali dove le casse avranno dei particolari bonus, tipo anche potenziamento di armi. Sì, l'audio è praticamente sempre lo stesso, sentiremo sempre lo stesso verso che si ripete all'infinito. Ecco, abbiamo finito le armi. Lo dicevo, lo stesso verso che si ripete all'infinito, però va bene. In alcuni casi, ragazzi, è meglio scappare, cercare di evitarlo lo zombie. Questa era tosta. Armi finite. Andiamo a prendere questo pacchetto a sorpresa. Vediamo cosa ci riserva. Fortunatamente munizioni. Ecco, come dicevo prima, ragazzi, vedete che gli zombie cominciano ad arrivare anche da dietro. Ecco, in questo caso premiamo questa arma e il nostro personaggio si girerà al contrario e con un'esplosione farà fuori tutti gli zombie che abbiamo dietro. Questo ovviamente se riusciamo a mirare perfettamente quando i nostri zombie sono abbastanza compattati, tutti vicini, insomma. Perché se sono un po' separati rischieremo di non sparare a tutti quanti. Come vedete, il livello diventa sempre più difficile, aumentando il numero di ostacoli. La difficoltà dei nostri zombie e anche e soprattutto il numero. Armi finite. Partita terminata. E niente, ragazzi, questo giochino ve lo consiglio, lo trovate gratis su Apple Store e è uno dei soliti sparatutto da zombie, però a sto giro abbiamo la possibilità di giocarcelo a grande schermo in modalità verticale, visto che comunque l'ambientazione di gioco è dall'alto e quindi secondo me in questi casi è meglio avere uno schermo in verticale quando abbiamo dei giochi in grafica dall'alto, che riusciamo ad avere più sotto controllo quello che viene avanti, insomma. Lo trovate, dicevo, gratis su Apple Store, è molto carino, sicuramente passerete un po' di orette vicino a questo gioco, anche perché poi una volta potrebbe sembrare un po' noioso all'inizio, ma in realtà poi quando cominciate a sbloccare nuove armi il divertimento aumenta. E niente ragazzi, grazie del vostro ascolto e alla prossima. Ciao!